This edition of iItaly TV is sponsored by Colavita, extra virgin olive oil. And Cheerio chopped tomatoes. On this episode, the iItaly team visits the Summer Fancy Food Show. Then, a talk about Italian jazz in New York with the legendary Renzo Arbore. Followed by a book review with Anthony Thamburi and La Parola with Fred Plotkin. Plus, a look at wines for the summer and a check into the calendar for some unique events. All on iItaly New York. We are here with the iItaly team at Fancy Food 2013 in New York, and we are going to look for Italian food here at the Fancy Food Fair. Are we ready? Yes! Bacci Perugina is the most like famous chocolate here in the States. Everyone knows Bacci. And what's the secret? Is it like the message inside, or there's a, like another secret you want to tell us? The first secret is of course the message inside, because every Bacci has a message, a love message wrapped together with the chocolate. And the second secret is the name, because Bacci means kisses, is the Italian word for kisses, and it comes from a real love story, because at the very heart of this product there is a love story, you know, because the founder of Perugina, whose name was Luisa Spagnoli, had a love affair with Giovanni Buitoni, and the story says that Luisa Spagnoli hid her secret message for Giovanni Buitoni inside the Bacio. Garofalo è la pasta di Gragnano, sono 200 anni che siamo sempre lì nella parte, nel quartiere industriale di Gragnano, e facciamo pasta di ottimissima qualità. Questa è la nostra linea più alta, premium, che si chiama appunto Garofalo, che noi chiamiamo Signature, pacchetto con una firma, come se in realtà qualcuno l'avesse firmato, perché in realtà, ad esempio, andiamo giù in produzione e vediamo operai che hanno genitori che lavoravano al pastificio, i cui nonni lavoravano al pastificio, quindi generazioni di operai che continuano a lavorare per noi e hanno portato avanti la qualità nel prodotto che facciamo tutti i giorni. Adesso andiamo a Fiuggi, conosciutissima per la sua acqua, conosciutissima a quanto pare sin dai tempi di Michelangelo. Cosa c'è di speciale di quest'acqua? L'acqua Fiuggi è conosciuta, come giustamente ha detto lei, fin dai tempi di Michelangelo, che ne apprezzava le qualità particolari. Fiuggi è una città conosciuta da tutta Italia e nel mondo, perché ha le terme, ha il suo golfo e ha lo stabilimento di imbottigliamento, perché oltre alle terme noi portiamo l'acqua anche a casa di tutti i consumatori. Parliamo solo di olio Colavita, ovviamente, anzi di extravergine di oliva. Voi siete stati forse i primi a portarlo negli Stati Uniti d'America, in un momento in cui non si sapeva che cos'era l'olio extravergine d'oliva. Cioè, questa è stata anche la nostra fortuna, perché per alcuni anni insieme ai miei partner americani abbiamo fatto veramente promozione di prodotto, cioè non si sapeva di che cosa si parlasse. Per cui abbiamo incontrato l'associazione dei medici, dei cardiologi americani, abbiamo fatto queste cose assurde, abbiamo scritto sul no colesterol. Poi sono arrivati gli studi sulla dieta mediterranea, e allora si è cominciato a scoprire il prodotto, e allora è stato facile abbinare il prodotto al marchio. Allora cominciamo a consumare extravergine, olio extravergine olivo, oh yes, con la vita! Perché c'eravamo noi. Fancy food is an important place. It's an important place even for Morton Williams. Why is it so important? Well,
We have our business in New York City, and the people of New York City are fairly sophisticated, and they've traveled all over the world, and many of them like the better foods of the world. And there is no better food in the world than Italian food, and we know that, and we like to sell the foods of Italy because that's what our customers like, and it's a mutual love affair. Italy is everywhere. There are a lot of different companies in all the different sectors, cheese, oil, any kind of affettati. They give the impression that Italy is really a leader in this field. The big news is that after 20 years, the United States, the FDA, allowed the import of products that before were prohibited, by the way. So they accepted that controls in Italy and all the process to make them is absolutely one of the best, one of the most rigorous in Europe. And this is why we are very happy that it was a long battle, also carried on by Italian Trade Commission, but we were successful. Mangiare il pandoro, dobbiamo aspettare Natale? Sì, dobbiamo aspettare Natale, insomma. Peccato! Va bene, però è possibile anche provarlo se volete. Qui noi... No, perché no? Tanto è sempre, dovrebbe sempre essere Natale. Buonissimo! So where Bindi is from in Italy? Bindi originated in 1946 in Milan, and we are still in Milan as our major factory. Our mother organization is from Milan in San Giuliano Milanese, and about 22 years ago we start coming into the market of the United States. We are privately owned, the family Bindi, third generation, still owns the company, and we started about 12 years ago production in the United States as well, in order to round up a little bit more our offering for this market. It's a family story, started with a small shop downtown Milan, and it grew into a worldwide company. Why the idea of the Cedrata? Here in the States, we feel it is a very nice soft drink, no caffeine. There are a lot of old Italians or new generation coming over, and they are asking for the Cedrata, and now they have it. Young generation, Julia, did you know Cedrata? No, actually, like, I feel so dumb because everyone knows Cedrata Tassoni but me. So I think I have to taste it for the first time, and this should be filmed. Well, thank you. The baptism of Julia with, like, drinking Cedrata Tassoni. Cosa pensi? Good. Really good. I like it. Thank you. Biscuits, cookies from Genova, Grondona, old family, old tradition. What types of biscuits do you guys do? We are a company that was born a long time ago, like 1820, and we start to make the really traditional recipe that my grandfather made with a black book. And we understand that we have to maintain the same philosophy during the years. We never change the recipe that's really traditional. Gabriele Paganelli from Ravenna, but lives in Canada. You're like the truffle master chef. Why do you like truffles so much? After 3 days or so, I don't know if I like the truffle so much, but I like truffle, okay? So that's why I can work with that for 3 days in a row with this nice truffle here, so. Why? Because it's a special mushroom that is difficult to find and very, very tasteful after. White truffle, black truffle, which is the favorite one? My father, when I was a kid, he used to do like the white truffle more. Just because there's more pasta that you can use with that. Rosanna! Cosa fai qui? Questa è una grande sorpresa! Assolutamente! You're always fabulous! Italy. Yes, you're coming from Italy, so sei venuta dall'Italia? Certo, sì, per il Fancy Food, buongiorno, che bello incontrarti! È bellissimo, questa è la sì, tua, sì, sì, sì. È già dall'aeroporto che sei come arrivata? No, sì sì sì, sì. Okay. A te adesso perché dobbiamo preparare questi cibi italiani. Mm-hmm. Quali sono i cibi migliori del mondo? Quelli italiani, ovviamente. Che bello incontrarti, grazie, bellissimo. Cosa ci prepari oggi? La pasta, poi vieni, ti posso invitare? Certo. Facciamo una pasta tipica italiana.
Fancy food is very, very like full of things to do, things to try. They really fed you up every corner of the place. I'm so full of food, like my body is like exploding right now. See, we should get some like working out. Yeah. We should go to the gym. Yeah, 1 week of gym and then maybe we can come back. Yes, you should be, I mean, you should be still here, I think, right? Just waiting for us, right? We will be here. So just 1 week and we will be ready to eat again. Allora, siamo in Albertland, questo locale importante. È impressionante. Sa che Albertland, per un appassionato di jazz, è impressionante. Vedo soltanto i nomi: Count Basie, Buddy Rich, Cannon Maladeri, Maynard Ferguson, Dizzy Gillespie, Ora Silver, Bill Russo. E naturalmente, in questo tempio del jazz, c'è una nutrita schiera di jazzisti italiani. Grazie a Umbria Jazz. Già, queste sono le giornate di Umbria Jazz a New York. Sì. Ormai da anni il jazz italiano sa dire la sua, e anche con una certa regionalità. Ci dice qualcosa? No, assolutamente sì, portare è una missione, perché dunque il jazz italiano è un'eccellenza del nostro paese, così come la Ferrari, così come l'architetto Renzo Piano, così come Andrea Bocelli, così come Giorgio Armani. E il jazz italiano è un'eccellenza. Io come presidente della Fondazione Umbria Jazz ho fatto anche delle riunioni in Italia, proprio invitato come rappresentante di questa importantissima istituzione, di questo importantissimo festival che ha in Italia due edizioni importanti, cioè quella di Perugia d'estate e quella di Orvieto d'inverno. Tutte e due rassegne che prevedono il meglio del jazz che c'è nel mondo, grazie alla direzione artistica di Carlo Pagnotta. E quindi festival che sono una meta agognata anche dai musicisti americani. Facciamo un salto nella storia del jazz. Parliamo della parte che ha avuto l'Italia per la nascita del jazz. E tu hai anche fatto un bellissimo documentario che abbiamo visto qualche giorno fa all'Istituto di Cultura. Il film, che dura un'ora e dieci, per la regia di Riccardo Di Blasi, che purtroppo non c'è più, ma che ha fatto un ottimo lavoro di ricerca insieme a me, è un film che si chiama Fu subito jazz. Parte da Palermo, dove partivano le navi che andavano a New Orleans, portavano i siciliani soprattutto, ma anche gli italiani in genere, che andavano a colonizzare la Lusiana. Naturalmente tra questi c'erano molti musicisti di banda, perché da lì si parte. E c'era uno in particolare che era il figlio di un trombettista bersagliere che si chiamava Nick La Rocca, che è stato il primo che ha fatto un disco nella storia del jazz, di jazz, ma non del jazz italiano, di jazz. Il primo chitarrista nella storia del jazz è stato Eddie Lang, che era abruzzese, si chiamava Massaro. Il primo violinista nella storia del jazz era un italiano, di Bergamo questa volta, si chiamava Joe Venuti. E poi c'erano tanti altri musicisti che suonavano strumenti, che erano bravissimi. Noi partiamo dalle origini, ma poi ci sono centinaia di musicisti di origine italiana. Fatto la storia originale della televisione italiana, una televisione che non è stata copiata, che non abbiamo copiato da altri. È così. Sai perché? Perché io devo ringraziare il jazz, perché non è stata copiata la mia televisione, perché io ho fatto la televisione improvvisata, esattamente ispirandomi alla musica jazz, che è una musica tutta improvvisata. Allora, con i miei amici, noi non facevamo prove né scrivevamo copioni. Noi
improvvisavamo, improvvisiamo ancora, cioè ci parliamo così come sto facendo io adesso con te, però diciamo delle cose che divertenti oppure delle cose emozionanti, ma insomma sempre una televisione totalmente improvvisata di tipo jazzistico. Gli altri fanno pop, io faccio jazz. Una cosa che ti volevo chiedere è effettivamente il tuo rapporto con l'America, che immagino tu abbia proprio attraverso la musica. Il mio rapporto con gli Stati Uniti è antico, perché io ero piccolo, li ho visti arrivare quando sono venuti a liberare l'Italia, a Chieti ero, in Abruzzo, e quindi ho visto che arrivavano questi ragazzi che regalavano le sigarette, che regalavano la cioccolata. Poi dopo ho lavorato con loro quando mi sono trasferito a Napoli per studiare giurisprudenza, e ho lavorato in un club che si chiamava USO, United States Organization, un club dove si assistevano i marinai e anche i militari che arrivavano al porto di Napoli con le portaerei o con le navi, eccetera. Quindi ho lavorato per 4 anni, suonavo lì, standard americani, quindi li ho conosciuti bene. Ero già molto legato agli Stati Uniti d'America per il jazz, ma anche per la sua storia, perché è una storia bellissima la storia degli Stati Uniti, cominciando dal contributo che gli italiani hanno dato. Io sono dello stesso paese di uno degli italiani più amati, che si chiamava Fiorello La Guardia, e c'era un altro pugliese che era uno degli italiani più amati, quando c'erano anche degli italiani che non dovevano essere amati, e si chiamava Rodolfo Valentino. Non mi aspetto di essere tanto amato come questi due grandi, però certamente sono io che amo gli Stati Uniti. Today I want to talk to you about, in some ways, a groundbreaking book, Our Naked Lives, Essays from Gay Italian-American Men. And I say groundbreaking because these are voices that within our community have not been heard as much as some of the other voices. The book is published by Bordighera Press. It's hot off the press, and has received wonderful pre-press reviews from a number of people in the community, and also within the gay community at large, both some of our Italian Americans, such as Michelangelo Signorile, Michael Musto, as well as others. It is a book that really contains some private experiences of the men with their families coming out, what it means to be marginalized on the one hand as an Italian American, but then also doubly marginalized because of your sexuality. And this is what a number of the readers discuss. They discuss their family life, they discuss what it was like coming out, they discuss, of course, in a humorous way also, what it was like being an Italian American, or what it is like being an Italian American within the Italian American community, as well as being gay within the community at large. It is called Our Naked Lives. It is edited by Joseph Anthony Lo Giudice and Michael Carazzone. And the subtitle is Essays from Gay Italian American Men. And it is available, of course, from all your major retailers, both online and on your street corner. And so with that, I say buona lettura. The Italian word for today is orto, O-R-T-O. It's a noun, and it means a little garden.
but it also means that it's a garden where you grow your own fruit and your own vegetables, your own herbs, to put and use in your own kitchen. So if you go to a restaurant and they have an orto right outside where they grow their herbs, you know that they take very seriously the quality of their cooking. If you go to a city such as Padova, they will have the Orto Botanico, which is a big botanical garden. And at the medical school in Padua, they used it to grow herbs to try to make medications that they used for the medical school hundreds of years ago. So that too is an orto, but if you say diretta dall'orto, indiretta dall'orto, it means something that's come directly from your own little garden. And nothing tastes fresher than a vegetable or a fruit or an herb that's just been picked. Occasion to celebrate summer and to do it in a very Italian way through considering the cultural aspects of food and wine, which is an important part of the Italian culture. Italian culture, which is celebrated this year, 2013, in the United States. The idea is to put together the Italian food, especially the Mediterranean type of food that are very good for the summer, with some of the Italian wine that are tailored for the summer. So the light white wine, the Prosecco, the Moscato, wine are very popular, very successful at the moment. So with the combination of these two things with some of the restaurant, make this event very pleasant and successful and mark the changing of the season. Very special occasion to celebrate the culture of our wines, of Italian wines, of Italian food, because it's ingrained in our culture. It's part of the way, it's a crucial part of the way in which we express ourselves. The Italian Trade Commission is becoming a point of reference and meeting point to meet all the people in the trade field, and for us, also for the consulate and for the other Italian institution, is important to have this possibility of conjugating culture and the economic impact in the United States of our culture. We are number one in quantity, in quality, in price, and we beat all the other countries by large. And we've been doing this for a long time. So I'm very proud of the success of Italian wine. We've been working a lot on that. Nothing is like Italian wine and food. You'll never, it inspires you, like the year of Italian culture in the US. An exhibition featuring contemporary works by painter Giorgio Cazzu, displaying vibrant layered paintings, and nail artist Antonio Sacripante using 12 plastic tips as a surface for his miniature art. Part of the Italian Wave event for the Year of Italian Culture in the United States, these new forms of fine art showcase emerging Italian creativity. Italian Renaissance and Baroque bronze sculpture.
From the Robert Lehman Collection, a group of Italian sculptures from the 16th and early 17th centuries. Bronze pieces including works from artists Severo de Ravenna and Desiderio da Firenze. Illuminating Faith, the Eucharist in Medieval Life and Art. Illuminated works, text, and related objects that show the central role of the Eucharist in the religion of the Middle Ages. Italian Renaissance Garden. The New York Botanical Garden reinterprets the oldest botanical garden in the Western world, founded in Padua for the study of medicinal plants. Over 400 species of medicinal plants and a landscape of Mediterranean flowers help recreate the original design. This edition of Italy TV was brought to you by European Flavors, promoting organically grown fruits and vegetables in the best European tradition. And Baci Perugina Chocolates, say I love you the Italian way.